Ciao, sono Francesco e vi racconto come si vive senza lavorare. Nella puntata precedente abbiamo capito che la maggior parte delle persone pensa che il modo di vivere sia unico, statico, cioè lavorare tutta la vita e guadagnare i soldi che servono principalmente per svagarsi. Questo nella convinzione che se non ti concedi degli sfizi, cioè non spendi, allora la tua vita è piatta. Sappiamo già però che questo stile di vita per molti rappresenta una prigione, perché lavorare per tutta la vita, inutile che ce la raccontiamo, non è quello che faremmo se potessimo veramente scegliere. La soluzione, come abbiamo già detto, sta in un cambio di prospettiva. Possiamo smettere di credere che la vita debba essere per forza così opprimente e cambiarla, rinunciando a gran parte del denaro. Non potremo più naturalmente concederci gli sfizi, ma a questo punto non importa, perché non c'è più una vita orrenda da risollevare e dalla quale sentiamo il bisogno di evadere. Fatto questo doveroso riassunto, la domanda ora è: come si cambia questa vita? Beh, la vita si cambia soprattutto abbracciando quello che viene definito minimalismo, che è una parte di una filosofia più ampia, che è quella della semplicità volontaria. Non ci dobbiamo preoccupare direttamente della questione denaro, perché il decadere del bisogno di avere soldi ne sarà la naturale e indolore conseguenza. Dunque, il minimalismo è sostanzialmente riduzione di tutto all'essenziale, non rinuncia, scelta consapevole di riduzione del possesso. Perché ridurre il possesso? Beh, ma perché se ci pensiamo bene, tutti quanti viviamo sostanzialmente per mantenere ciò che possediamo. Ogni cosa che possediamo, infatti, ha un preciso costo di mantenimento, in termini di denaro, ma anche di tempo. Possiedi un'automobile? Pagherai per il solo fatto di averla, ma dovrai anche prendertene cura. E questo ti ruba tempo. Non solo, ma più generalmente, più le cose sono costose, più è costoso mantenerle. Possiedi una villa in Sardegna? Ti costerà uno sproposito di IMU, se si chiama ancora così, di bollette, di pulizie e di manutenzione. E naturalmente, siccome la tendenza di ognuno di noi è quella di avere sempre di più, il risultato è che vivere costa sempre di più e che abbiamo sempre meno tempo. Alla fine più hai e più sei povero e pieno di problemi. Il minimalismo è l'opposto di tutto questo, ovvero circondarci solo di ciò che ci fa stare bene e dell'essenziale. Il minimalismo si attua infatti nei consumi, ma anche nelle relazioni, perché anche le relazioni hanno un costo. Stare con gli altri ha un costo in termini di tempo e quasi sempre anche di denaro. E quindi è particolarmente deleterio per la nostra vita frequentare persone che per noi non hanno valore. Troppe cose accumulate e troppe relazioni tossiche portano l'individuo nella direzione dell'ansia, perché non solo tutto questo è complesso da gestire, ma non dà nessuna soddisfazione e per questo finiamo per sentirci male. E il dramma è che moltissime persone stanno male e non capiscono perché. Avere una vita normale ma non sentirsi felici può portare anche a forme gravi di depressione. Penso che ora risulti chiaro che il minimalismo non è, come spesso viene banalizzato, semplice rinuncia. È la cura ad alcuni dei peggiori mali della società in cui viviamo. Questa cura, semplicemente, risolleva la nostra vita rendendola migliore. E penso che sia ora ormai evidente perché questa scelta porta ad un enorme calo del fabbisogno di denaro. Ma se non abbiamo bisogno di denaro, allora non abbiamo bisogno di lavorare, almeno non così tanto. E questo è quello che in questa community chiamiamo libertà. Qui su YouTube la mia amica Katia ha un canale che si chiama Cosmetic Island, vi lascio il link in descrizione. A lei potete chiedere consigli e spiegazioni molto più approfondite sulla questione del minimalismo. E naturalmente vi consiglio di iscrivervi al suo canale. Con questi video, questo è importante dirlo, non mi interessa assolutamente additare in maniera negativa chi intende continuare a lavorare e vivere nel modo comunemente definito normale. Mi interessa mostrare un volto diverso della società in cui viviamo e aiutare chi intendesse intraprendere questa strada. Ho profondo rispetto per chi lavora, cerco solo di insinuare nelle persone il seme del dubbio. Ma di questo parleremo la prossima volta. Grazie.